in collaborazione con Guffanti Costruzioni, ecologicamente rispettosa, economicamente vantaggiosa. Benvenuti cari amici ancora una volta nel salotto di 031. Iniziamo come facciamo di solito a presentare gli ospiti. È un piacere ritrovare la nostra... No, no, per carità. Però vedevo che è andata via l'immagine, ho detto. Secondo me quello lì invece non ha voluto esprimere... In collaborazione con... Guffanti Costruzioni, ecologicamente rispettosa, economicamente vantaggiosa. Benvenuti ancora una volta nel salotto di 031, iniziamo come facciamo di solito a presentare gli ospiti. È un piacere trovare il medico dietologo, la dottoressa Daniela Limonta. Grazie per essere qui ancora una volta, dottoressa. Tra l'altro tu hai un argomento molto curioso, perché l'argomento è: il sonno aiuta a dimagrire. Esatto. Ed è un'affermazione, non è una proprio domanda. Vero. È proprio vero. Poi ne parliamo, certo. Perché tanti di noi pensavano il contrario. E invece no. Bene, adesso invece un piacere trovare a parlarci della seconda edizione di Orticolario Alfredo Ratti. Che non dorme mai. Che non dorme mai. Del Comitato Scientifico Orticolario. Beh, poi parleremo di questa manifestazione veramente molto molto bella. 1, 2, 3 ottobre, vero? Villa, certo, Erba. Villa Erba. Invitati tutti, chiaramente, poi avremo modo di entrare nei dettagli. Adesso invece salutiamo il primo cittadino di Asso, una bella signora, Maria Giulia Manzeni. Grazie per essere con noi, sindaco. Grazie a voi. Lei invece ci invita il 2 ottobre ad Asso, credo, no? Piazza del Mercato. Perfetto. Sì. Alla 29esima Fiera del Cavallo. 29esima Fiera del Cavallo a Bellignese. Beh, una festa davvero molto molto bella. Sappiamo che sono degli animali stupendi. Poi ci racconterà esattamente cosa succede in questa manifestazione, che ha una lunga storia, perché sì, abbiamo detto, insomma, 29 edizioni sono parecchie. Adesso invece noi andiamo dalla nostra Cécile, vediamo dove è stata per noi. Buongiorno cari amici di 031, mi trovo a Erba al castello di Pomerio, perché qui al castello si svolge una rassegna musicale intitolata il Festival Castello di Pomerio. La rassegna è già iniziata e infatti si stanno preparando il terzo concerto per giovedì 30 settembre alle ore 21:15 proprio qui al castello. Suonerà un pianista russo e andiamo a conoscere questo pianista, andiamo a curiosare che brano suonerà. Quindi vi aspetto qui al castello di Pomerio. A più tardi. Di nuovo in studio per parlare con Alfredo Ratti, parliamo di Orticolario, seconda edizione. La prima è stato un successo, vero? Il secondo deve essere naturalmente ancora maggiore. Sì. Ci fai l'attacco alla fine del servizio? Va bene. Torneremo più tardi al servizio di Cécile, adesso invece noi parliamo di Orticolario, lo facciamo con un membro del Comitato Scientifico di Orticolario, che è Alfredo Ratti. Alfredo, allora, abbiamo detto che la prima edizione è stato un successo, no? La seconda sicuramente lo sarà. Ci vuoi addentrare un po'? Certamente, dunque, devo dire che la rassegna già dalla prima edizione è stata così... è stata seguita, oltre che da 15.000 persone, anche da un folto gruppo di adesioni di aziende specializzate in tutti i vari settori della floricoltura e del giardinaggio.
Quest'anno maggiormente avremo anche delle presenze straniere, molto qualificate naturalmente, alcune che presentano una pianta che si chiama Anthurium, una pianta a fiore che è piuttosto conosciuta, ma che merita, visto le caratteristiche di durata e anche di aspetto estetico, meritano di essere maggiormente promosse. Ovviamente un fiore molto, molto assolutamente. Bello. Poi come ci sarà una novità interessante, c'è un campo catalogo di tutti i fiori recisi esistenti in questo periodo. Esatto. Sono circa 150 specie e varietà differenti, e per disporre questi fiori avremo una scuola olandese di Almelo, che è al sud dell'Olanda, di ragazzi del quinto anno di questa scuola, che con gli allievi della scuola di Minoprio faranno le composizioni floreali per tutta questa esposizione. In più ci sarà, sempre nel settore utilizzazione dei fiori, dei workshop durante la giornata di presentazione di utilizzazione del fiore. Quindi ecco, noi vediamo adesso delle immagini dell'edizione scorsa, bellissimi fiori, bellissime piante. Devo dire che anche le persone che magari non sono proprio preparate in questo campo, qui possono avere sicuramente degli aiuti. Sì, no? Assolutamente, da parte di ogni azienda in più. Ci sono a disposizione dei professori della scuola di Minoprio, disponibili appunto a soccorrere diciamo l'utente per dargli le giuste indicazioni. Chiaro. Ecco, naturalmente Villa Erba è l'ambiente più giusto, perché essendo una grande serra. E quest'anno comunque le adesioni sono talmente superiori che abbiamo dovuto utilizzare anche una grande parte del parco. Ecco perché è fondamentale che il tempo ci venga incontro. Ci sono naturalmente tutte le sorti di piante, soprattutto piante che sono anche delle rarità botaniche, e proprio per questo particolare vi saranno le piante che hanno vinto il Gran Premio del Plantarium in Olanda, che è un po' l'Oscar quindi noi avremo una decina di queste piante che hanno vinto il Gran Premio. Sì, perché poi si scoprono anche delle varietà particolari, delle piante incredibili. Io volevo chiedere, sindaco, al pollice verde lei? Insomma. Ho più tempo per coltivarlo. Certo, la nostra dietologa pollice verde? Sì, un piccolo giardino con qualche fiore. Beh, questo è bello, no? Perché comunque io credo, e lo dicevamo prima dell'inizio della puntata, che Alfredo, lavorare con la terra, con i fiori, sì, con la natura, dà un'energia particolare. Assolutamente, no? Ritengo che il rapporto con la natura fisico sia estremamente producente, e poi i risultati che si riescono a ottenere sono ancora maggiormente appaganti, diciamo. Ecco, mi piace ricordare, se noi veniamo a Orticolario e vediamo una specie, una qualità di pianta particolare, possiamo comprarla, portarla nel nostro giardino, nel nostro terrazzo? Sì, assolutamente sì. Oltretutto tutto è estremamente nomenclato perfettamente, per cui i riferimenti sono molto chiari, e oltre che poter essere portati direttamente da voi, possono anche essere consegnati dall'organizzazione stessa nell'area comasca. Questo diciamo è anche molto bello. Sì, insomma, anche perché non sempre le piante sono di dimensioni minime. Così. Perciò se noi vogliamo una bella pianta grande, certo, da appartamento o da giardino, possono portarvela direttamente nell'appartamento o nel giardino. Sicuramente. Questo non è poco. Sicuramente. Un'altra cosa importante è che noi sappiamo, magari ci facciamo affascinare da una pianta, ma poi il posto dove la vogliamo mettere non è giusto, piuttosto che non sappiamo poi come curarla. Lì ci danno delle indicazioni. Sì, è no? fondamentale, perché il fatto di mettere una pianta in una situazione dove le condizioni non sono idonee espone la pianta proprio all'impoverimento anche estetico. Chiaro.
e poi soprattutto faremo veramente un cattivo investimento. Certamente. Siccome lo scopo di questa manifestazione è intanto di far, a livello culturale, di far conoscere tutte delle novità particolari, ci sono 50 tipi di rosmarini, 30 esatto. tipi di salvie, 20 lavande, e quindi arricchire anche il patrimonio culturale dell'amatore di piante, e poi soprattutto di dare quei riferimenti che possono aiutare poi alla coltivazione. Sì, riferimenti essenziali, perché magari sì. un tipo di lavanda non va bene, ma ne va bene un altro. Sì, assolutamente no? Sì. Perciò magari senza cambiare la pianta la si tipologia, può cambiare la tipologia. Sì, 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 ecco, sì. Io ricordo che Orticolario sarà l'1, il 2, il 3 ottobre a Villa Erba a Cernobbio. Tra l'altro il 2, se non sbaglio, è anche la festa dei nonni. Esattamente, no? Sì, è la festa dei nonni che verrà celebrata anche con diciamo l'ausilio dell'Associazione Floricoltori Olandesi, che ci daranno tutta una serie di materiali da poter fare dei piccoli omaggi alle persone che interverranno. Vi ricordo che Orticolario è a scopo benefico, quindi tutti gli utili derivanti dall'organizzazione certo. vanno a supportare il lavoro di tante associazioni che operano nel settore del sociale, esattamente. Senti, ma questi olandesi sono veramente dei maestri? Beh, sono gli olandesi sono dei maestri e sono stati supportati a livello ministeriale da, diciamo, sovvenzioni per dotarsi di strutture, perché oggi come oggi non è pensabile certo. di produrre a livello familiare, non ci sono più le condizioni anche economiche. E quindi il fatto di avere delle strutture adeguate gli hanno permesso di conquistare il mercato. Il mercato è per l'80% in mano agli olandesi. Ecco, Alfredo, abbiamo ancora un minuto, hai qualcosa sì. ancora da dirci? Sì, volevo diciamo dire soprattutto ecco, anche questo fatto degli olandesi, che comunque ci danno un grosso supporto senza voler apparire, e questo fa capire quanto naturalmente sono loro i padroni del mercato, non c'è mica bisogno di farsi promozione e pubblicità. Certo. Invece la promozione veramente la faccio per Orticolario, che ha veramente tutti i presupposti per soddisfare qualsiasi tipo di attenzione, dalle varietà di frutti antichi, per la conservazione del germoplasma di tutte le vecchie varietà, e anche la degustazione di questi frutti. Beh, pensate. C'è tutto, e poi per i bambini soprattutto. Ecco, passate un giorno con i bambini a Orticolario. Beh, è un invito, mi raccomando, perché scoprirete delle cose molto belle. Adesso pubblicità. Ah, ok, va bene. Attenzione. Adesso, amici, un servizio di Roberta Pagnetti.